Isola della Scala, all'interno della 46esima Fiera del Riso, ha ospitato un concorso gastronomico particolare. I sindaci del territorio in gara per cucinare il miglior risotto. Un risotto che possa esprimere anche le caratteristiche del proprio territorio con i prodotti tipici. Andiamo a vedere che cosa stanno combinando in cucina. Il primo risotto che uscirà è il risotto di Colognola e Coli, Alberto Martelletto aiutato da Alfonso. Allora, che risotto stiamo preparando? Questo è Risi e Visi, è una ricetta molto antica perché risale ai tempi della Repubblica di Venezia. Il giorno di San Marco a Venezia poteva mancare di tutto meno che riso e visi, risi e visi anzi. Il secondo risotto è quello di Villafranca. Super Mario, cosa sta preparando? Allora, intanto stiamo preparando il risotto con gamberi di fiume e kiwi. Abbiamo cercato di abbinare produzioni che vengono dal nostro territorio. Il kiwi, come la pesca, sono prodotti tipici e i gamberi nei fiumi come il Tiona si trovano, per cui abbiamo provato a fare questo abbinamento. Speriamo che piaccia alla giuria. Il terzo risotto in concorso è quello di Caldiero. Giovanni Molinaroli è il campione in carica, l'anno scorso aveva fatto un risotto particolare, quest'anno che cosa proviamo? Quest'anno c'è porcini con capesante, è un risotto particolare ma comunque già fatte le prove è un risotto molto buono che si abbina tranquillamente alla nostra cucina. Chiaro che i porcini arrivano dal Monte Rocca di Caldiero e le capesante dalla Ciaighetta. È un luogo particolare in cui si trovano solo le capesanti in amore. E l'acqua per fare il brodo? L'acqua per fare il brodo sicuramente è acqua termale. Dalla terra del durello e delle ciliegie, Montechia di Crosara, Edoardo Pallaro, che risotto ci propone? Un risotto ovviamente con la ciliegia, il frutto da primato che abbiamo nella nostra valle e quindi nel nostro paese, con la quaglia. Certamente quaglie non addomesticate, ma libere. Che cosa si aspetta da questa serata? Beh, la serata certamente porterà fortuna al paese, porterà fortuna a Montechia e anche sarà un volano per l'economia, perché lanciare un prodotto completo come il riso, come il risotto con ciliegia e quaglia è senz'altro qualcosa di positivo, di originale e di bello. Sara Moretto è il vice sindaco di Buttapietra che sta temporaneamente sostituendo il sindaco Aldo Muraro. Con che ricetta? Allora, questa è una ricetta veneta, risotto con i funghi porcini e vitello. Ma il risotto con le cicche era troppo azzardato. Ma sì, abbiamo voluto cambiare. Abbiamo voluto cambiare e proporre una cosa nuova, sempre con i prodotti del territorio comunque. Carlo Guarise è il sindaco di Minerbe che sta preparando il risotto alla minerbese. Quali sono gli ingredienti? Beh, il risotto classico alla minerbese, ovviamente il riso di base e poi il brodo fatto con la gallina e da ultimo il ragù con la carne di maiale. Sindaco, Minerbe ha una grande tradizione di risotto. Certo. Non a caso questo è il risotto che noi riproponiamo nella nostra festa più, diciamo, tradizionale, che è la sagra, ma anche in una manifestazione che si chiama appunto la Galzega del Riso. Il colore la dice lunga, è l'amarone, viene dalla Valpolicella. Nereo Destri è il cuoco d'eccezione di questo risotto. Che segreti ci sono? Niente, c'è il segreto di un buon vino, di una buona vallata e di tanta passione. Risotto con l'amarone è un biglietto da visita per la Valpolicella? Direi di sì, perché come a Isola abbiamo il riso, noi abbiamo l'amarone come biglietto di visita. Beh, ovviamente la serata non poteva che concludersi con il risotto all'isolana. Il sindaco Giovanni Miozzi però si fa aiutare da una persona non molto esperta. Sì, difatti sono molto pensieri perché Luca Brutti di risotti ne avrà fatti 5-6 al massimo e sono qua proprio per insegnare a lui come si fa. Una serata come questa di Isola della Scala che va a promuovere i prodotti tipici ma anche a creare affiatamento tra i sindaci. Sì, ci divertiamo veramente tanto e penso che si sia visto, no? La nostra voglia di fare fornelli è più o meno uguale alla voglia che ci mettiamo ad amministrare. No, lo facciamo con entusiasmo l'amministrazione, ma qualche volta ci si diverte e questa è una bella serata di divertimento. È quello preparato da Edoardo Pallaro con le ciliegie di Montechia. Lei nella vita fa il farmacista, che combinazione ha usato per fare questo risotto? Beh, le dosi contano anche nella vita, diciamo, di ogni giorno. Nell'arte culinaria, nell'arte della cucina, certamente le combinazioni hanno un valore
in più. La combinazione tra la quaglia e la ciliegia, che è il frutto principe della nostra vallata, ha portato a questo risultato. Un risultato ottimo anche da un punto di vista nutrizionale, perché è un piatto completo, originario e completo dal punto di vista nutrizionale. C'è tutto.